Adesso è venerdì, uno si programma anche il fine settimana delle cose da fare. Tu, Lorenzo, già hai programmato veramente tutti i giorni, fino comunque a domenica. C'è il weekly di Barbara. Sì, un appuntamento classico che dura ormai dalla prima edizione di pomeriggio, seguitissimo perché dà le giuste indicazioni relative allo spettacolo dal vivo in tutti i teatri d'Abruzzo, perlomeno quelli più importanti, e la selezione complicata della nostra Barbara nell'andare a cercare l'evento più accattivante, l'evento che merita di più. Ovviamente ci sono tanti altri spettacoli, ma noi tramite Barbara facciamo una selezione attenta e quindi dietro c'è un lavoro davvero enorme e certosino. E allora andiamo a guardare il weekly di questa settimana. Cari amici di pomeriggio, eccoci tornati al nostro weekly, l'appuntamento con gli spettacoli, i concerti nei nostri bellissimi teatri abruzzesi. Per questa settimana, cari amici, un weekly veramente molto corposo, sono tantissimi gli spettacoli e concerti in programma nella settimana che va da oggi a venerdì prossimo, quindi rapidamente andiamo a vedere le nostre schede. Eccoci a proprio una scheda che riguarda questa sera alle ore 21 a Pescara al Teatro Massimo, in scena Gianluca Guidi in Sinatra, The Man and His Music, dal jazz allo swing. È un racconto tutto dedicato che celebra proprio la figura del grande Frank Sinatra, appunto un racconto in prosa e in musica. È proposto nella stagione della Società del Teatro e della Musica Luigi Barbara, lo ricordiamo, a Pescara al Teatro Massimo questa sera alle ore 21. Domani sabato 2 marzo, sempre alle ore 21, a Lanciano, al Teatro Fenaroli, per la rassegna del Teatro Contemporaneo del Teatro Studio di Lanciano, Bukowski, A Night with Hank. È un testo premiato come miglior testo al Festival Voci dell'Anima e ha preso anche il premio della giuria giovani al Festival Do It. E si tratta di un testo di Francesco Nikzad, diretto e interpretato da Roberto Galano. È un racconto di una notte. Una notte importante in cui si vede proprio quella divisione, una notte che divide il grande scrittore dal fragile ubriacone perdente. Tutto in questa notte, A Night with Hank Bukowski a Lanciano, sabato 2 marzo alle ore 21. La prossima scheda è dedicata alla musica e allora sabato 2 marzo alle ore 21 ad Avezzano al Teatro De Marsi e poi domenica 3 marzo alle ore 17:30 sul Mona al Teatro Maria Caniglia il concerto Un'orchestra per Pino Daniele con Tullio D'Episcopo e Tony Esposito. Sono due grandi artisti che sono stati molto vicini a Pino Daniele nel corso della sua carriera, proprio negli anni cruciali. Ecco, un grande omaggio al grande Pino Daniele. Abbiamo detto sabato 2 marzo alle ore 21 ad Avezzano al Teatro De Marsi e domenica 3 marzo alle 17:30 sul Mona al Maria Caniglia. Andiamo avanti con le nostre schede, sempre sabato 2 marzo alle 18 all'Aquila, al ridotto del Teatro Comunale Antonellini e poi domenica 3 marzo sempre alle 18 a Tortoreto al Centro Congressi Salinello, una proposta dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese per il suo ricco
programma di concerti Estampas Latinoamericanas, un concerto dedicato chiaramente alle musiche sudamericane. Dirige Gerardo Estrada Martinez, alla chitarra Jonathan Elbarucchi Lunkez e al flauto Silvia Colageo. È un importante concerto tutto dedicato alla musica latinoamericana, e quindi sabato 2 all'Aquila al Ridotto del Teatro Comunale e a domenica 3 marzo a Tortoreto al Centro Congressi Salinello. Andiamo avanti con le proposte sempre per il fine settimana del 2 e 3 marzo. A Pescara al Florian Espace Musicarello Shock, sabato 2 marzo alle 20.45 e domenica 3 marzo alle 17.30. Questa è una proposta della rassegna femminile plurale L'arte delle donne, proposta appunto da Florian Metateatro. Abbiamo avuto il piacere di intervistare proprio qui a di pomeriggio Giulia Basel, che è la direttrice artistica. Ecco, allora proponiamo e riproponiamo Musicarello Shock di Matilde Accardi con Valentina De Giovanni, ispirato, come ci ha spiegato anche Giulia Basel nella sua intervista, alla storia della prima donna in Italia a divorziare. Quindi ricostruisce questo spettacolo con ironia proprio la battaglia per la legalizzazione del divorzio in Italia. E lo spettacolo è arricchito anche da canzoni cantate dal vivo. Sabato 2 marzo alle 20.45 e domenica 3 marzo alle 17.30 al Florian Espace di Pescara. Siamo arrivati più o meno alla metà del nostro weekly e allora, come sempre, vi lascio ai consigli preziosi della regia. Il 12 e 13 marzo, presso la nostra sede SLM Sound Live Music di Pineto, una masterclass veramente di alto livello con il maestro Giuseppe Gibboni, premio Paganini, dedicato a tutti i violinisti. Salve a tutti, sono Giuseppe Gibboni e con questo video desidero invitarvi alle masterclass che terrò il 12 e 13 marzo a Pineto, in provincia di Teramo, presso l'Accademia Sound Light Music. Vi aspetto numerosi. Bentornati, eccoci. Continuiamo quindi velocemente a così a dare uno sguardo a quelli che sono gli spettacoli per questa settimana fino a venerdì prossimo nel nostro weekly settimanale. E allora andiamo a ciò che ci propone il Teatro Thalia di Tagliacozzo domenica 3 marzo alle ore 18, uno spettacolo molto interessante, Edith Piaf, L'usignolo non canta più, con la bravissima Melania Giglio e Martino Duane, la regia di Daniele Salvo. Abbiamo avuto l'occasione, il piacere di intervistare Melania Giglio e Martino Duane in uno dei nostri incontri sulla scena nella stagione passata, proprio in occasione di una rappresentazione di questo spettacolo molto bello. Sono i giorni che precedono proprio la storica esibizione di Edith Piaf all'Olympia di Paris, siamo alla fine del 1960 e la cantante molto famosa è già diciamo sulla curva declinante la sua carriera, e lo spettacolo propone anche tante canzoni di Edith Piaf interpretate in maniera magistrale da Melania Giglio. È interessante la figura di questo diciamo compagno maggiordomo e amico di sempre che è accanto alla famosa cantante. Domenica 3 marzo alle ore 18 troviamo questo spettacolo al Teatro Thalia di Tagliacozzo. Domenica 3 marzo alle ore 18 all'Aquila, l'Auditorium del Parco, per la stagione proposta dalla Barattina
Martelli, Daniele Lozakovic al violino e David Frey al pianoforte. Schumann, suoneranno musiche di Schumann, Bach e Beethoven. Sono due straordinari e giovanissimi talenti, il violinista svedese, il pianista francese. Ci faranno ascoltare la musica classica più bella, Schumann, Bach e Beethoven, Lozakovic al violino e Frey al pianoforte. Domenica 3 marzo alle ore 18 a Teramo, l'auditorium di Santa Maria Abitetto, un concerto inserito all'interno della stagione dell'Associazione Orchestrale Benedetto Marcello, che compie quest'anno proprio 40 anni di attività e propone To Go Up, Davide Rasetti Trio in scena per questo concerto, dove Davide Rasetti sarà al piano, synthesizer e saxophone, Gianluca Calò all'electric bass e Dan Arez alla drums, quindi per le musiche di Davide Rasetti. Andiamo avanti, sempre domenica 3 marzo, la prossima scheda alle ore 18 propone a San Demetrio Nevestini, nello spazio Nobel per la Pace, Felicia, uno spettacolo della compagnia Quinto Equilibrio di e con Stefania Ventura per la regia di Quinzio Quiescenti. È liberamente ispirato all'albo illustrato Felicità ne avete di Biggi e Barenco, e lo spettacolo si iscrive nella programmazione della 16ª edizione del della rassegna di teatro Strade, proposta da Arti e Spettacolo. La storia parla di Felicia che va a abitare al limitar del bosco, ma non viene accettata dagli animali, che la considerano pericolosa, brutta, sporca, che fa cose strane e quindi non la vogliono. È la storia di uno scontro che poi diventa un incontro, quindi tanti piani di lettura per questa storia, che ricordiamo è a San Demetrio Nevestini allo spazio Nobel per la Pace, domenica 3 marzo alle ore 18. Siamo arrivati all'ultima scheda del nostro weekly, propone lunedì 4 marzo alle ore 21 a Pescara al Teatro Massimo, proprio nel mese internazionale della donna, Simona Cavallari in dialogo di una prostituta con un suo cliente, tratto dal libro di Dacia Maraini. In scena c'è anche Federico Benvenuto per la regia di Guglielmo Ferro. È la storia di un incontro, di un rapporto tra una prostituta e il suo cliente, è un gioco dei ruoli tra fragilità e forza, come spesso accade si scopre che dietro certe corazze c'è una grande fragilità e chi sembra tanto fragile poi si dimostra non esserlo. Lo spettacolo è in scena lunedì 4 marzo alle ore 21 a Pescara al Teatro Massimo. Cari amici di Weekly, siamo giunti alla fine di questo nostro calendario, che come sempre vi ha proposto una selezione di quelli che sono gli spettacoli in scena e nelle tante stagioni dei nostri bei teatri, quindi ci sono tante proposte anche nei teatri più piccoli e magari ecco anche nei teatri off. Non perdete l'occasione per acquistare un biglietto. Ogni settimana c'è qualcosa da vedere, qualcosa che ci arricchirà nel mondo meraviglioso dello spettacolo. Grazie, e con il Weekly ci vediamo venerdì prossimo.